Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi ragazzi, duplicazione in solo raga, bomba, perché potremmo farla con la possibilità che hanno tutte le targhe diverse le nostre issi. Quindi potremmo vendere tranquillamente quei 4-5 veicoli ogni 30 ore, invece che fare duplicazioni con la targa personalizzata che vendiamo due veicoli ogni 30 ore con rischio di prendere pure i blocchi e poi dobbiamo buttare via gli account, raga. A questo punto, requisiti, dovremo avere l'officina dell'arena, raga, con l'alloggio, quindi il rientro dentro l'arena, raga. A questo punto ci serve questa moto, la FC1000, la Pegassi, il veicolo da duplicare e i veicoli da sacrificare, tutti all'interno, raga, dell'officina dell'arena. A questo punto clicchiamo freccia destra con la Pegassi FCR1000 e andiamo per fargli la modifica di Benny, raga. Quindi ci servirà anche Benny. Cosa facciamo? Clicchiamo due volte AOX e stiamo in questo messaggio. A questo punto cosa dobbiamo fare? Fare la modifica alla moto, raga, e subito dopo, appena vediamo il flash, aprire il menu Xbox. Guardate bene come faccio io. Clicco AOX e apro subito dopo il menu Xbox, ragazzi. Chi giocherà Play aprirà il menu Play. Quindi a questo punto io ora ci proverò un paio di volte, raga, ma non mi è riuscito. Se succede anche a voi che per sbaglio, raga, fate la modifica e non siete riusciti a buggare il menu, quindi avete la moto ormai di Benny, non c'è problema, raga. Cosa dobbiamo fare? Apriamo il nostro menu, andiamo su impostazioni e ci andiamo a levare e rimettere la connessione. Così recuperiamo i soldi che abbiamo speso per buggarci, raga, e la moto tornerà originale. Infatti, come potete vedere, a me non mi è riuscito perché non ho azzeccato il timing, raga. Quindi andrò a staccare la connessione e l'andrò a rimettere, così riazzeriamo tutto quanto. A questo punto torniamo in game, accettiamo questa allerta, raga, e ce ne ritorniamo in una sessione a inviti. Mi raccomando, raga, dovete aprire il menu Xbox quando c'è il flash. Quindi una volta arrivati in lobby, raga, siamo dentro l'arena, cosa facciamo? Riprendiamo la nostra moto e una volta che siamo sulla moto cerchiamo di andare a fare di nuovo quel trick. Quindi andiamo qua sulla modifica di Benny, clicchiamo due volte, clicchiamo, appena vediamo il flash apriamo subito il menu Xbox OPS, raga, e sbadabam, a sto giro mi è riuscito perché, raga, la modifica di Benny vedete che c'è. E ora, chiudendo il menu Xbox, ho ancora il menu buggato. Quindi a questo punto spammiamo A o X se giocate da PS, e se spawnate in piedi come è successo a me vi siete buggati, raga. Niente di più semplice. Quindi a questo punto cosa dovete fare? Salite sul veicolo che volete duplicare, ragazzi. Entrate all'interno dell'officina e una volta che siete all'interno dell'officina dovete fare una qualsiasi modifica. Guardate bene la targa perché questo glitch è in solo e cambia le targhe. Quindi è un glitch bomba, ragazzi. A questo punto, una volta fatta la modifica, io farò una modifica ai freni così a caso, raga, torniamo a posto, quindi esci dall'officina, raga, è fondamentale. Una volta che siamo di nuovo parcheggiati, scendiamo dal veicolo, andiamo nel cerchietto giallo, ragazzi, qua dalla colonna, e una volta che siamo lì dalla colonna, cosa facciamo? Dobbiamo sostituire la Issi con il veicolo che vogliamo sacrificare, ragazzi. Quindi schiacciamo freccia destra, interagiamo, andiamo a selezionarci la Issi, raga, e io la sostituirò con questa qua, con la Dominator. Non succederà nulla. Usciamo dal menu, saliamo, raga, sulla Issi, e una volta che siamo sulla Issi, guardate bene la targa, perché cosa dovremo fare ora? Schiacciare freccia destra, e una volta che siamo dentro l'officina non dobbiamo fare modifiche e nulla, ma dobbiamo fare cerchio e a questo punto, raga, andare fuori dall'arena. Quindi esci dall'arena, raga, non vi potete sbagliare. A questo punto, una volta che fate esci dall'arena, quando usciremo fuori, e sbadabam, ragazzi, cambierà la targa da sola, subito, avrà preso la targa della Dominator. Quindi cosa dobbiamo fare? Ci chiamiamo il com, raga, ma intanto vi voglio ricordare, raga, la nuova serie che sto portando sul canale settimanalmente. Se vi volete aiutare e supportare il canale, mettete un like, ragazzi, e commentate.
A questo punto, una volta che ci siamo chiamati il com, raga, cosa facciamo? Semplicemente mettiamo la ISI dentro il com, togliamo le macchine, se abbiamo le macchine che non ci fanno entrare, e una volta che siamo dentro avremo salvato il veicolo. A questo punto, raga, una volta all'interno del com, cosa facciamo? Semplicemente cambia sessione, trova nuova sessione. In questo modo spawneremo direttamente di nuovo dentro l'arena, e una volta che siamo dentro l'arena potremo duplicare ancora. Quindi, raga, adesso vi faccio vedere una cosa. Una volta che siamo rispawnati dentro l'arena, la ISI che abbiamo usato per duplicare sarà all'interno del com, e invece il veicolo che abbiamo sacrificato, ragazzi, sarà diventato la ISI principale, quella con la prima targa. Quindi, ragazzi, a questo punto, se vi è piaciuto il video, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete i miei video da tutte le parti, aiutatemi a far crescere questo canale, raga, e se vi piacciono le esplorazioni, iscrivetevi anche per quello. Quindi, bella raga, alla prossima. Sbadabam!